c'è stata una sollevazione popolare. Io ho giurato che obiettivamente meritava di più, perché ma sono tutta di la nostra parte milanista ha risposto Fiorentina. Pino Colò, che è uomo Milan, ha detto merita la Fiorentina. Opinion maker rossoneri lombardi hanno detto: ma che caspita di domanda è questa? Ma non è neanche da porre logicamente, non vorrete mica mettere la qualità del Milan nei confronti della Fiorentina. Queste sono state le tirate di orecchio che abbiamo avuto se a 300 milioni di vista. Organici a disposizione si può discutere, probabilmente c'è una ragione. Probabilmente se si parla di organici a disposizione va peggio il Milan, perché organico per organico ha fatto più la Fiorentina del Milan. Sì, certo. Vedendo la differenza dell'organico è più da sottolineare quello che ha fatto. Io il discorso lo facevo sul piano delle prestazioni esibite. Sul piano delle prestazioni esibite, specialmente in quest'ultima parte in cui c'è lo sprint finale, per tutto, quelle prestazioni della Fiorentina si sono quasi fatte tutto il preferire di gran lunga. Per quasi tutto. Io ho visto Milan-Torino, il Milan ha avuto una fortuna sfacciata, deve ringraziare Abbiate che ha preso quelle due palle a Barreto. Esatto. Quindi anche contro il Catania il Milan non fu assolutamente niente eccezionale. Allora, partite incominciate, ovviamente ne racconteremo tre in contemporanea perché per motivi diversi hanno tutti comunque interesse notevoli in questo momento di stagione. Partita bene l'Inter a Genova, che ha recuperato anche, incredibile ma vero, Nagatomo, che ha già costretto Matusalem al fallo, e l'arbitro di Genoa-Inter, che è l'ineffabile Tagliavento, è andato da Matusalem e gli ha detto: ne hai già spaccato uno come Cristian Brocchi che si ritira, ne avevi spaccato un altro un po' di tempo fa, attenzione che al prossimo ti fischio il giallo. Fiorentina-Palermo, partito, il Palermo ovviamente gioca con un orecchio su quello che capita a Marassi. Chievo-Torino, sfido e gioco i 3 euro di Raffaello Paloscia a avere un'emozione Chievo-Torino oggi, Chievo-Torino oggi sarà 0-0 schiantato, perché dovrebbe essere così, perché non fa male a nessuno. Ma io sono un cultore delle quote SNAI e il pareggio viene dato ai minimi termini nei confronti di una vittoria delle due squadre, compresa quella del Torino, perché se io credo che sia una squadra vinta sarà il Torino. Ma io credo molto probabile il pareggio. Fallo di risposta di Guarin, anche per lui stesso discorso fatto da Tagliavento a Matusalem: ne hai già spaccati un po' nel corso della tua carriera, la prossima ti fischio fallo. Che partenza, ripeto, di Chievo-Torino non abbiamo notizie, nel senso che corricchiano, giochicchiano, staicchiano in mezzo al campo, ma di più non fanno. È il Genoa in attacco da questo punto di vista e la Fiorentina invece in attacco da quest'altro punto di vista. Raffaello, Cuadrado ancora l'uomo del lago della bilancia? Ma anche oggi, per sempre? Per ora ho visto uno Jovetic vivacissimo. Ha fatto un'azione sulla sinistra spostandosi, correndo, sta correndo veramente da una parte all'altra del campo. Jovetic credo che sia il giocatore che senta più di tutti questa partita. Allora, ha ragione Tony. Perché sa che il suo destino sarà altrove, ma Jovetic a Firenze ha voluto bene e vuole ancora bene. E non lo so Firenze se vada bene, via volentieri. Firenze vuole bene Jovetic. Fino a 2 o 3 mesi fa lo amava follemente, poi invece sono cominciate delle incertezze. Ma ha ragione Tony, sentendo questa freddezza cerca giocate ad effetto proprio per riconquistarsi l'affetto del pubblico, è per questo che sbaglia. Intanto va via Cuadrado, cerca di mettere palla dentro, l'appoggio su Mati Fernandez è corto, recupera la difesa del Palermo. Vai Raffi. Ha ragione Tony su Jovetic, che dice che cerca le giocate a effetto per riconquistare il calore dei tifosi ed è per quello che sbaglia. Infatti cerca disperatamente il gol ma non gli riesce. Io torno a ripetere, Jovetic, lo Jovetic normale è un grande giocatore, lo Jovetic degli ultimi 3 mesi è un modesto attaccante. Michel concordi. Quindi la verità però io credo stia nel quasi, facciamo almeno a mezzo, nel quasi grande giocatore che abbiamo ammirato, Michel, no? È partito Cuadrado sulla destra, ha aperto Champions, la manetta del gas del suo motorino, palla dentro per Tony, cerca di farla arrivare a Jovetic ma sbroglia ancora una volta. Lo Jovetic che abbiamo ammirato in Coppa ed era ancora un ragazzo, poco più che un ragazzo, lasciava presagire e infatti il suo valore aumentò clamorosamente proprio in base alle partite internazionali. Ancora Cuadrado innescato da Roncaglia, cerca il cross dentro, arriva la testa di Tony, palo e poi, mamma mia, e poi butta via tutto la difesa del Torino, ma palo clamoroso davvero della Fiorentina. Infatto, il Tony vecchia maniera è andato, intuffo come Genoa vicino al gol, buona risposta del portiere dell'Inter, ancora Sorrentino
Mamma mia, che scatto della Fiorentina in questo momento di gioco. Avete visto chi è che aveva tirato fuori? Mi sembrava Pizzarro, può essere ora, può sulla essere, parata di Sorrentino. Dicevi, Michel, partenza giusta, te l'aspettavi così? Sì, sul palo di Toni soprattutto. Grintosa, ma avrebbe dovuto... Paradossalmente, anzi senza paradossalmente, è il Palermo che rischia più di tutti. Palermo può solo partita, vincere oggi, se no. E quindi invece mi pare piuttosto timorosa la squadra di Sannino. Fiorentina è partita bene, è Quadrado molto vispo sulla destra. Jovetic, concordi? Tutto quello che ha detto Raffaello. Jovetic, io insomma andrei molto cauto, nel senso. Su così lasciarlo partire senza tante discussioni, perché obiettivamente intanto ci fanno rivedere il palo di Toni che si butta in tuffo. Non era palo. Sembrava palo. Io avevo avuto l'illusione ottica del pallone colpito di testa da Toni finito sul palo. Si colpisce ma va addosso a Sorrentino. Niente palo, non è più un'occasione clamorosa. Un'azione bella. No, dico, io ci andrei cauto prima di dire, perché un po' c'è questa tendenza. Mati Fernandez era stato l'uomo del... No, Jovetic. La conclusione di...